Ciao bellezze, allora scusate la voce, scusate il mio aspetto casalingo, i miei capelli, il cesso, ma sono l'1.09 di notte e sono qui a girare questo tutorial perché non so se avevo il tempo in questi pomeriggi di girarlo perché comunque sarò sempre al negozio, quindi durante la notte io giro tutorial, vabbè, robe allucinogene, infatti se mi sputo in faccia come si dice da me vado a terra. E quindi vi faccio vedere cosa ho utilizzato per la base che faccio prima. Perdonatemi per qualsiasi strafazzone perché ho fatto diverse gaffe, cercherò di tagliarle alcune, però per dirvi che amo ombretto, le liner, queste robe qua, perché poi mi sono andata anche a rivedere cosa ho combinato. Ma veramente, ragazzi, si vede dagli occhi, guardate, sono morta di sonno. Allora, ho utilizzato come primer viso questo qui di Becca. Ve ne parlerò meglio, un nuovo acquisto del banchetto magico, la Becca Cosmetics, come ben sapete, è un brand americano famosissimo. L'ho trovata al banchetto magico, ovviamente originale, l'ho voluto prendere. Vi giuro, ve ne parlerò meglio. Il mio amato fondo di Charlotte Tilbury. E poi ho utilizzato come correttore questo qui della L'Oreal, il Nude Magic Concealer. Cerco sempre a pronunciare il nome di questo cazzo, abbiate pazienza, scusate la volgarità, ma vi giuro, non riesco. E poi niente, la cipria, sto cercando di smaltire questa qui di Glossip, ho smaltito il fondo, quello lì che vi ho fatto vedere nel tutorial scorso. E ora proverò a smaltire questa cipria che è la 04 Golden Sunset. Sto già, diciamo, quasi a buon punto, c'è questo bel pertugio. E quindi niente, ragazze, io davvero, prima di dirvi qualche altra cafonata e stronzata, io vado a dormire perché non mareggo, come dicono a Roma. Vi bacio tutte e non so quale caricherò prima, comunque io vi auguro un buon Natale, un buone feste a voi e ai vostri cari, divertitevi e niente, vi voglio bene, un bacione, ma mi mangio pure il capello a tutte voi e al prossimo video, ciao ragazze! Ciao ragazze, allora dopo aver applicato la mia solita base di Essence, l'I Love Stage, sono andata ad applicare un ulteriore primer apposito per pigmenti pressati, in quanto l'ombretto che andremo ad utilizzare è molto molto polveroso e per evitare il fallout abbiamo bisogno di un primer di questo genere. Io ho questo qui della Ite Mineral Cosmetics, che è un'azienda americana con cui ci ho collaborato, e praticamente è questo qui che mi vedete, vedete, è trasparente e crea questo effetto, diciamo, lucido appiccicoso, infatti è l'ideale proprio per questi tipi di ombretti polverosi perché li fa proprio aderire alla palpebra. Allora, l'ombretto che andremo ad utilizzare è questo meraviglioso ombretto di Catrice di un'edizione limitata ed è la Faded Fall Luxury Eyeshadow. Questa qui. Questo bellissimo verde, davvero stupendo. Se non avete un verde di questo tipo, potete utilizzare un altro tipo di verde, sempre duochroma, perché comunque il trucco è, cioè praticamente il bello di questo trucco è l'ombretto, raga, quindi e vado a prendere con un pennellino piatto a lingua di gatto l'ombretto e lo vado a pressare sulla palpebra, come vedete. Vado a creare una specie di B, vedete, alla fine dell'occhio per fare questo effetto allungato. Prendo un altro po' di prodotto, lo vado a picchiettare, lo vado a tamponare sulla palpebra. Ecco qui. Adesso vado a prendere dalla palettina della P2 Cosmetics. Questo marrone caramello.
e con un ombrettino da sfumato, con un ombrettino, con un pennellino da sfumatura, prelevo il colore e lo vado a mettere nella piega. E vado a sfumare i bordi dell'ombretto. Vado a riprendere l'ombrettino e vado a farci un'altra passata. Vado a portare il prodotto verso l'alto, vedete così, questi micro glitter, queste pearlescenze vanno verso l'alto e poi prendo il pennello di prima, un po' di marrone e vado a sfumare. L'unica cosa brutta di questo primer che sono andata ad utilizzare è che è molto molto appiccicoso e può provocare, diciamo, schiazzette di colore. Però vedete, il full lotto non c'è stato proprio. Ecco fatto. Adesso cosa andiamo a fare? Prendo un altro po' di questo primer in una piccola piccola parte e lo vado a mettere sotto le ciglia inferiori. Vado a sporcare leggermente, diciamo, le ciglia inferiori. Attente a non buttarlo nell'occhio perché sennò voglio dire la fine. Giusto una goccina. Aspetto che si asciuga, sennò si fa un pavocchio. Prendo un pennellino da precisione e vado a prendere l'ombrettino e traccio una linea dove, sotto le ciglia inferiori praticamente. In questo modo. Ok. Poi vado a prendere l'eyeliner di Essence, il Crystal Eyeliner, questo qui è lo 07 Blue Heaven. E vado a tracciare una linea qui. Vado a illuminare, diciamo, questa zona, il condotto lacrimale, vedete? Con questo ombretto spettacolare, duocromo, davvero è stupendo. All'interno della rima vado a mettere la matita Long Lasting di Wycon, questo qua se non sbaglio è la 04 Emerald Green. E come al solito, step facoltativo, le ciglia finte. Io ho scelto queste qui che sono, vedete, molto molto naturali. Ma vi ripeto, è uno step facoltativo.
Utilizzo sempre la colla per ciafinte della Peggy Sage e vado a mettere le ciglia. Una volta applicate le ciglia finte, messo il mascara sia sulle ciglia superiori che inferiori, vado a ripassare il correttore. In questo caso io utilizzo il Nude Magic BB Concealer vado ad utilizzare questo correttore per dare luminosità al viso ed evidenziare ancora di più il trucco occhi. Non vi mettete paura, ragazze. È molto liquido questo correttore. Poi tenete conto che io ho la base da oggi e comunque un pochettino è andata via. Si stende benissimo questo correttore, vedete? È davvero molto molto valido. Poi vado a prendere la cipria, questa qui che ho utilizzato anche per la base, con un pennellino più piccolino vado a fissare il correttore. Ed ecco qua. Adesso vado a fare il contouring con una terra, io utilizzo questa qui al cioccolato della Bourjois. Per quanto riguarda il blush, ho scelto questo qui della Essence di una vecchissima edizione limitata, la Hanks e Kisses, che è un blush molto luminoso, che funge anche da deluminante. Come potete vedere, molto molto discreto. Molto molto carino questo blush, mi piace tantissimo. E adesso passiamo alle labbra. Vado a togliere il burro di cacao perché ho delle labbra secchissime, se ne cadono veramente a pezzi. Infatti volevo mettere, cioè con il trucco, con questo trucco qua che vi ho La fo oddio, non riesco neanche a parlare. La foto che vi ho postato praticamente avevo su il Ruby Woody Mac, però essendo un retro matte, davvero tutte le labbra spaccate, non penso proprio sia il caso. Ho preso il dupo del Ruby Woo, che è questo qui di Debbie, che è meno secco del Ruby Woo vero e proprio, perché sennò veramente addio. Vado a prendere una matita rossa, vado a fare il contorno. Ok.
E poi sulle labbra vado a mettere il 68 Moulin Rouge di Gabby. Che è il dupo, vi ripeto, del Ruby Beauty Mac. Mi fanno male tutte le labbra, vedete bene? Ragazze, a parte i cosi appesi, adesso mi sbavo tutta e i capelli un cesso, questo è il look finito. Spero che questo look, insomma, vi sia piaciuto. Io mi mando un bacione fortissimo e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!